Beccaria è collegato con noi della Viponese, chiaramente, ben ritrovato. Un caro saluto a tutti. 1-1, oggi in questa sfida con un finale al cardiopalma, Allegretti ha avuto la possibilità di fare bottino pieno in una sfida, insomma, tirata, una bella sfida, aperta con questo gol di Ba, poi il pari di Castellano che è arrivato su un errore difensivo. Qual è il giudizio di Beccaria dopo questo pari? Insomma, si è persa un'opportunità visto il pari esterno del Troina. Sì, esatto, c'è molto rammarico, un pari che viene preso come una mezza sconfitta. Rimane di buono che sono 18 risultati utili consecutivi nella quarta serie per la Vibonese, adesso rappresentano un record. Ci consoliamo con questo, però secondo tempo abbiamo giocato malino, nonostante questo abbiamo creato il triplo della Cirale. All'ultimo minuto potevamo fare pure gol, Allegretti sì. Altrettanto 5 minuti prima. Faccio una battutina un po' cattivella: se la Girella avesse giocato così domenica scorsa avrebbe stravinto contro il Troina, invece hanno perso 1-2 in casa, non avevano mai perso in casa, tipo, evidentemente hanno trovato le motivazioni giuste, perché ho visto una squadra veramente veramente cattivissima, anche nella perdita di tempo, tutti quei trucchetti che fanno sì che la partita comunque il pari a loro li stava bene, alla fine con gli atteggiamenti che hanno fatto si è visto. Ma una Vibonese nervosa, perché sono stati gli avversari capaci a innervosirla, il pari insomma ha subito un po' il colpo quando c'è stato questo pareggio, come lo identifica, ecco, questo momento della Vibonese oggi in un tratto di gara, non per tutta la gara, ecco. Sì, oggi il primo tempo bene, il portiere nostro non è quasi stato mai chiamato in causa, secondo tempo abbiamo regalato noi il gol alla Cireale, ci sta, perché anche venivamo, se non sbaglio, da 450 minuti che non subivamo reti, quindi sì, poteva pure starci con un fatto statistico. Purtroppo abbiamo regalato noi, dopodiché non siamo riusciti a macinare quel gioco, anzi abbiamo dato il fianco alla Cireale che si chiudeva sempre di più, è partito 4-8 finita con 0, stando tutti dietro, giustamente. Noi abbiamo messo anche un difensore centrale, l'abbiamo messo là a colpire la palla, abbiamo lasciato campo a loro, non abbiamo saputo sfruttare in ampiezza, risultato tanta confusione, qualche tiro, portiere loro che tra l'altro della Vibonese, che domenica ha fatto regalato due gol alla Troina, oggi ha fatto il fenomeno, ma nel calcio ci sta. Si avvicina questo scontro diretto fra due turni, è vero, prima bisogna pensare a questo derby con la Cittanovese, che chiaramente, a cui chiaramente servono punti per mettere al sicuro la stagione, però come si suol dire la Vibonese sta giocando un campionato e deve arrivare più corta possibile, diciamo, alla testa della classifica a questo scontro diretto che invece ci sarà fra 15 giorni. Sì, domani che incontriamo una delle squadre rivelazioni del campionato, perché possiamo tranquillamente affermare che si salverà in molto in anticipo, magari smentendo molti pronostici su questa squadra, ma evidentemente mister Zito e la rosa che ha fatto la Cittanovese merita rispetto, perché tra l'altro è una delle l'unica squadra che è riuscita a vincere a Vipo in quel periodo. Abbiamo regalato quella partita, però bisogna dare atto a loro che ci hanno creduto fino al 90. Si va a giocare su un campo difficile dove molte squadre hanno faticato, e poi tra 15 giorni c'è questo big match che purtroppo secondo me arriveremo distanti minimo di 4 punti, perché loro la prossima partita la vinceranno facilmente in casa. Bene, vedremo come proseguirà. Intanto oggi il tecnico del Troina, intervistato a Rocelli, insomma, ha voluto puntualizzare come, diciamo, non vuole piangersi su questa corsa con la Vibonese, a riferimento ad un gol segnato meno di mano da un giocatore della Vibonese, aveva commentato una cosa, insomma, sempre si è stato abbastanza attaccato. È vero anche che sta salendo un po' la tensione in vista di questa gara. Sì, giustamente una squadra che nelle prime tre giornate riceve un rigore, una espulsione a favore, parlo del Troina, e non riesce a vincere, poi va a raccontarsi
alla Vibonese che ha avuto due rigori e li ha sbagliati entrambi, ma abbiamo vinto quella volta proprio per la partita contro il Genoa, abbiamo visto tutti gli arbitri, siamo rimasti in 10 nonostante che eravamo in 10, abbiamo messo degli attaccanti e siamo riusciti a segnare molto fortunatamente colpendo la palla con la quello a fine gara purtroppo non li sapevamo riuscire, quindi abbiamo elogiato i ragazzi come adesso sono fortuna presa, poi a prenderlo alla boccia torno, come si dice, è rimasta questa macchia. Però quella partita è stata da noi dominata, a differenza di Rigliero che parlano sempre dei rigori della Vibonese, che non ha avuto la metà esattamente del Torino, invece il doppio abbiamo avuto delle espulsioni, anche oggi abbiamo avuto un espulso che è Bumas dalla panchina. Sentiamo vedere le immagini, ti prego di vederlo, di fargliele vedere all'allenatore del Torino all'ultimo minuto, dorato fuori spesso in area di rigore, riesce a colpire la palla di testa però con il giocatore che lo abbraccia e lo porta a terra. Sì. Va bene, dai. In bocca al lupo per questo proseguo di stagione che sta vivendo un passaggio fondamentale, anche se il cammino da qui alla fine è lungo, diciamo, non penso che sarà determinante, decisiva, certo sarà importante, ma sarà per Beccaria decisiva questa sfida col Torino oppure no? Ma decisiva potrebbe essere per una squadra che l'Igia Virtus, che zitta zitta è arrivata ad avere gli stessi punti della Vibonese, perché se non sbaglio ha vinto la terza e la quarta gara consecutiva per 1-0, quindi è una squadra molto, molto pericolosa. Non lo so se sarà decisiva, purtroppo noi arriviamo a questa sfida pagando le prime 6 gare di campionato, perché per fare i problemi abbiamo fatto colpa nostra ovviamente solo 6 punti, dopodiché il ruolo di Orlandi è stato un ottimo, oserei dire, il mister Orlandi in 11 gare ne ha 28 e ne ha pareggiate 3. Sì. Ha vinto pure su campi difficilissimi. Bisogna continuare così, sono di solito di questa linea, potremmo togliersi qualche soddisfazione importante, altrimenti bisogna ringraziare i ragazzi per l'impegno che stiamo mettendo settimana dopo settimana. Grazie Beccaria, buona serata. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie.